Lightweight Robot o LBR IVA, la cui sigla significa Light Bow Robot o Lightweight Robot, quindi robot dalla meccanica leggera, e IVA significa Intelligent Industrial Work Assistant. È un robot che noi presentiamo già dall'anno scorso, l'abbiamo presentato diciamo ufficialmente al mercato alla DIMU del 2014 e nel frattempo abbiamo avuto un feedback positivissimo dal mercato. È un robot leggero, con una meccanica molto leggera rispetto alla portata, al polso che ha. È un robot che porta 7 kg o 14 kg con all'incirca 20 kg del peso della meccanica stessa, quindi un rapporto quasi di 2-1, che è una vera rarità nel mondo della robotica. È un robot che, a differenza dei tradizionali robot antropomorfi che hanno 6 assi, ha 7 assi, e avendo un asse in più possiede questa ridondanza cinematica che gli permette di inserirsi in spazi stretti. La sua leggerezza, unitamente alla ipersensorizzazione del braccio, perché noi abbiamo un sensore di coppia su ciascuno di questi 7 giunti, permette la interazione con le persone e una elevatissima sensibilità sia nelle applicazioni, chiamiamole di co-working o collaboratività, quindi di condivisione delle stesse aree di lavoro con la persona, sia in applicazioni come ad esempio assemblaggio con feedback di forza, dove non c'è un'interazione con la persona, ma c'è un'interazione con gli oggetti che vanno assemblati molto forte, che altrimenti prevederebbe sensori esterni, che non sono necessari in questo caso perché è tutto integrato dentro il robot. In questo momento fornitori dell'industria automobilistica lo stanno installando presso le loro linee di montaggio per applicazioni di assemblaggio con feedback di forza anche in presenza di operatori, quindi dando la possibilità di non chiudere le celle robotizzate e di lasciarle aperte per l'esterno. Questo robot per noi è veramente importante, questa è la release 5, è un progetto che nasce circa 20 anni fa e è una macchina che noi abbiamo venduto per adesso solo nel mondo della ricerca, questo fino a circa metà dell'anno scorso, e a partire dalla fine dell'anno scorso, con grossissime previsioni per quest'anno, lo stiamo installando anche presso aziende leader del settore in applicazioni sia di collaboratività sia di assemblaggio con feedback di forza.